Hai perso. Ah, l'hai proprio buttata? Ah, come si chiama? Stavolta, ok. Ah, l'hai buttata tu, è mica colpa mia! No, scusate. Ma l'hai buttata o è caduta? Lasciamo perdere in che senso? Carlotta, tocchi, stavolta. Allora! Anna, conosci le carte da gioco? Sei sicura? Che carta è questa? Il jolly, perfetto, era il jolly. No, le conosci veramente o no? Cos'è? Senti, ripeto, non conosci le figure. Scegli una carta, ok? La guardi, se è una figura me lo dici e la cambiamo. Ok? Sai cosa pensa la gente quando faccio questa cosa? Che le carte siano tutte segnate sul dorso, come quelle di Preverino. Domani ci sarà un gioco in meno. Segnate sul dorso. Adesso sì che sono segnate. Facciamo l'ultima cosa, guarda, perché voglio salire. La prima volta la carta l'hai scelta, giusto? La seconda volta l'hai vista. Stavolta pensa di me. Non dirmela. Ce l'hai? Vuoi rimanere con quella o vuoi cambiare carta? Quella? Sicura? Per la prima volta. Che carta avevi solo pensato, dillo pure. Donna di cuore, come mai? Oh, scusa, non volevo entrare nel tuo privato. Anna! Miracolo, l'hai solo pensata, la conosci solo tu, hai visto che io mi sono allontanato dal mazzo? Perché nella carta non solo l'hai pensata tu, ma la ritroverai tu. Così se sbagli a me. Anna, pensa alla donna di cuori, vai dietro al tavolino, bravissima, concentrati, pensa alla donna di cuori, ok? E taglia circa a metà mazzo, metà, e gira le facce in alto, gira, scusa. Donna di cuori! Ok, allora voglio chiudere questo, anche se è difficile superare questo gioco che per me è cavallo di battaglia. Voglio chiudere